Ciao, per questa sera preparo un tortino con cavolfiore, prosciutto cotto e besciamella light. Adesso vi faccio vedere come faccio. Allora, prima di tutto metto a cuocere il cavolfiore. Io lo faccio al microonde perché la funzione vapore e ci mette pochissimo. Poi preparo la besciamella light e vi faccio vedere come. Ho pulito il cavolfiore, adesso lo metto a cuocere. Allora, qui ho messo a scaldare 400 ml di latte più 200 di acqua. Metto un po' di noce moscata che le dà sapore. Mescolo. E poi aggiungo un po' di farina per addensare. La besciamella è pronta, la lascio un po' più liquida del solito, così in cottura non si secca. Adesso aspetto che si cuociono i cavolfiori e poi inizio a mettere in teglia. Il cavolfiore è pronto, adesso ho messo un po' di besciamella nella pirofila e faccio uno strato di cavolfiore e un po' di prosciutto cotto, besciamella e un po' di parmigiano. Faccio così finché non mi finiscono gli ingredienti e poi l'ultimo strato ci metto un po' di pan grattato. Quindi adesso ci metto un po' di besciamella. Ed eccolo qui, ho finito tutti gli ingredienti. Adesso ci metto un po' di parmigiano sopra. Grattato e in forno. Ed eccolo pronto per il forno. 180 gradi finché non si fa la crosticina sopra. Ed eccolo qua, bello bruciacchiato come piace a me, ancora fa le bolle e quindi non mi resta che augurarvi buon appetito!